Allora, ragazzi, benvenuti in questa lezione extra. E iniziamo subito nel vedere le tavole che mi avete inoltrato, così andiamo ad approfondire quello che abbiamo appunto visto a lezione e lo andiamo ad applicare alle vostre tavole. La prima tavola che ho scelto di commentare è questa qui. Faccio anche un piccolo zoom. Allora, questa tavola è molto interessante, scusate, questa vignetta è molto interessante per diversi aspetti. Innanzitutto perché in un'unica vignetta viene sfruttato sia l'espediente delle diagonali e sia l'espediente dei terzi. Mi spiego meglio. Allora, vedete com'è disposto sia il braccio che diciamo, non compie l'azione principale e quello che invece compie l'azione principale vanno a formare proprio una X in questo modo. E vedete che la nostra attenzione appunto si pone nella parte centrale e a maggior ragione, volendo rafforzare di più ancora questo focus, va a sfruttare comunque anche la tecnica, diciamo, la percezione del terzo, ossia la parte principale più interessante della nostra vignetta, infatti si trova proprio praticamente in questo punto qui, dove abbiamo la testa del personaggio. E un'altra cosa molto interessante è che indubbiamente, pur non conoscendolo in maniera approfondita, sicuramente si tratta di un manga. Per quale motivo? Per quello che abbiamo visto precedentemente, ossia che l'azione si svolge da destra verso sinistra. Quindi questo ci va a confermare che sicuramente stiamo leggendo un manga perché è un'azione comunque dinamica e l'azione svolgendosi da destra verso sinistra è sicuramente una lettura all'orientale. Andiamo a vedere. Allora, questa qui era appunto la vignetta che esplicava al meglio il discorso del focus sui terzi, ossia dividendo sia in altezza che in larghezza la vignetta. In terzi 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, vediamo come la linea del primo terzo, ovviamente dove si focalizza l'attenzione di chi osserva, diciamo, contiene proprio il volto del personaggio che è il personaggio principale di questa vignetta, è il personaggio anche che recita la battuta e anche qui abbiamo una lettura all'orientale, poiché dalla destra verso sinistra incontriamo la testa del personaggio e siamo accompagnati dal suo sguardo. E anche incuriositi a vedere che cosa succede appunto nella parte dell'ultimo terzo. Quindi abbiamo proprio una lettura guidata. Per prima cosa abbiamo il balloon, quindi sicuramente prima di tutto quello che noi faremo sarà leggere il balloon, poi vedere il personaggio e successivamente vedere cosa il personaggio sta guardando. Anche molto interessante, anche qui abbiamo una lettura all'orientale e si riconosce dal fatto che comunque noi leggendo da destra verso sinistra, prima di tutto incontriamo il personaggio che funge un po', diciamo, da colonna, cioè da ostacolo e perché abbiamo quasi fatica e difficoltà a continuare a guardare la vignetta proprio perché c'è questo personaggio interamente bianco che praticamente copre la maggior parte dell'altezza della vignetta e subito dopo c'è un altro personaggio che si distacca bene a livello anche cromatico rispetto al primo personaggio che noi incontriamo guardando e sentiamo proprio l'arrivare
di questo personaggio, che è quasi un arrivare fastidioso, perché va a camminare contro quello che è, diciamo, l'incedere invece, no, della nostra lettura. Noi leggiamo da destra verso sinistra perché stiamo leggendo un manga e incontriamo il personaggio quasi che ci viene addosso, quindi è amplificata la sensazione di fastidio che può provare appunto il personaggio che noi incontriamo per prima. E questa vignetta è molto interessante. Qui vediamo il personaggio in tutta la sua interezza, quasi una figura intera, tagliata, diciamo, più o meno sembrerebbe una sorta di piano americano, perché vediamo le lineette delle ginocchia qui in basso, anche se dobbiamo sempre fare i conti di una anatomia manga, quindi magari un po' alterata, e la parte, diciamo, principale di tutta la vignetta sono infatti i capelli. Non lo evinco soltanto leggendo la didascalia, che si trova comunque in basso e la vado a notare dopo, ma è proprio palese, perché appunto anche in questo senso, anche in questo caso, leggendo da destra verso sinistra, la prima cosa che noto del personaggio non è il volto, ma sono proprio i capelli. Sono questi capelli che diciamo si muovono, cioè hanno proprio una dinamicità molto spinta, e sono il centro del focus di questa vignetta. Infatti, appunto, come vi dicevo prima, se poi andate a leggere, cioè la stessa protagonista ci dice: andavo molto fiera dei miei lunghissimi capelli, e in pieno la vignetta ci mostra proprio quanto possono essere comunque importanti i capelli per la nostra protagonista. Sicuramente questo è il modo migliore in cui il disegnatore poteva fare un focus così spinto appunto proprio sui capelli della protagonista. Non ci sarebbe stata una scelta migliore proprio per le specifiche che abbiamo visto. Infatti i capelli si muovono al vento, lei li sta anche toccando, quindi cioè, si sta atteggiando proprio per mostrare questi capelli, ma la cosa più importante è che la vediamo di tre quarti di spalle da dietro, quindi è anche molto importante la scelta non solo del taglio dell'inquadratura, ma proprio dell'inquadratura del personaggio stesso, poiché ci fa focalizzare essenzialmente su quello che è appunto il punto di principale interesse di tutta quanta la vignetta. Anche questa qui è molto interessante come vignetta per diversi aspetti. Anche qui abbiamo una lettura all'orientale, quindi da destra verso sinistra. Abbiamo due personaggi, uno in primo piano e uno in secondo piano, e sicuramente, diciamo, il protagonista però della vignetta è indubbiamente il personaggio in secondo piano, perché è quello dove poi si fermerà lo sguardo. Infatti questa vignetta ha principalmente tre tempi di lettura. Il primo tempo di lettura è il balloon, il secondo tempo di lettura è il personaggio in primo piano, e il terzo tempo di lettura, dove comunque l'occhio si fermerà per vari motivi che adesso andremo a vedere più nel dettaglio, è appunto il personaggio in secondo piano. Allora, molto interessante la scelta di mettere il personaggio in primo piano in questa posizione, ok? Che va a creare una sorta di quasi cornice intorno al personaggio che è in secondo piano. Ovviamente, come abbiamo detto, la prima cosa che noi leggiamo è il balloon. Quindi il primo tempo è quello appunto del balloon, che ci richiederà, diciamo, un tempo piuttosto lento di lettura, perché rispetto a quello che effettivamente contiene nella parte testuale, il balloon è molto grande, e non è un problema di adattamento, perché sicuramente anche in originale le scritte giapponesi
scomparivano comunque in una zona molto centrale di questo balloon, perché il discorso che fa il personaggio che parla è veramente esiguo. Quindi la grandezza del balloon comunque ci fa soffermare ancora di più del tempo di lettura necessario a quello che effettivamente troviamo scritto all'interno del balloon. Quindi una dilatazione temporale rispetto a quello che effettivamente occorrebbe per leggere quello che è inserito dentro. Subito dopo vediamo la testa del personaggio in primo piano e tutto il personaggio stesso che va a fare una sorta di quinta della vignetta, è come se restringesse poi il campo e facesse avere un vero e proprio focus sul personaggio in secondo piano. Anche la scelta di mettere un retino grigio sul personaggio è molto significativa, perché appunto contribuisce ancora di più a questo discorso della creazione di una quinta. Se il personaggio fosse stato lasciato interamente bianco o fossero stati retinati solo i capelli, avremmo perso questo discorso di taglio della vignetta, perché appunto questo personaggio va comunque a ridurre la grandezza, diciamo, significativa della vignetta. Come vedete, lo riduce praticamente a metà. Se fosse stato lasciato in bianco, si sarebbe confuso con lo sfondo e sicuramente non avrebbe contribuito a farci avere un focus molto specifico, molto indirizzato sul personaggio in secondo piano, che per rafforzarsi ancora di più lo troviamo comunque tutto inchiostrato in nero, e quindi lui spicca proprio molto chiaramente dallo sfondo e diventa, diciamo, il protagonista della vignetta. Vediamo adesso questa vignetta non vignetta, perché come vedete, a parte il riquadro rosso inserito da me per appunto il focus di interesse e di scelta, è in realtà una vignetta scontornata. Questa vignetta è molto interessante per diversi aspetti. Allora, il primo aspetto che possiamo notare è sicuramente il focus delle diagonali. Come vedete, abbiamo le diagonali dell'ipotetica vignetta, se fosse appunto contornata dal rettangolo, e quindi il focus principale va sulla ragazza che abbiamo in primo piano. Altri due aspetti molto fondamentali di questa vignetta sono il senso di pericolo che si avverte, perché abbiamo proprio, diciamo, fisicamente disegnati due triangoli. Ok, come si può immaginare, il triangolo comunque è una forma geometrica che evoca comunque la sensazione di pericolo, un esempio per tutti i segnali stradali. E anche dal basso vediamo un altro triangolo, eccolo qui. Quindi abbiamo questa sensazione praticamente alla fine di doppio pericolo, perché abbiamo un triangolo dall'alto verso il basso, e di cui adesso approfondiremo ancora di più il significato, e uno dal basso verso l'altro nella parte sotto della vignetta. La parte superiore, il triangolo superiore, è molto significativo, perché oltre alla forma spigolosa e quindi che evoca pericolo del triangolo, abbiamo anche una campitura nera, quindi a far pesare ancora di più questa presenza maligna che si trova alle spalle della ragazza. Quindi il triangolo più una campitura completamente nera fa incentivare ancora di più il senso di pericolo che la figura in primo piano sta provando. Anche la scelta della retinatura del personaggio in primo piano, che rimane comunque un tono di grigio rispetto appunto al nero nella parte
diciamo in secondo piano della vignetta, è molto significativo perché da una parte la retinatura, e che tra l'altro c'è anche un gradiente, se vedete la parte più bassa del personaggio è più scura, man mano che si sale verso il volto è più chiaro, va comunque a contrastare quello che è lo sfondo. Infatti in questa parte qui, nella parte bassa dietro, abbiamo una prevalenza di bianco. Quando invece la figura della protagonista si va a sovrapporre a questa losca figura che si trova alle sue spalle, la parte superiore diventa più chiara, proprio per accentuare questo contrasto e contribuire ancora di più al senso del pericolo della situazione. È sicuramente una situazione di tensione, e ancora di più ci sono altre figure triangolari che vanno ad incentivare questo che ho appena spiegato, ossia la maschera, come vedete qui, ok, e anche la falda del cappello. Quindi è proprio, diciamo, un incentivare il pericolo all'ennesima potenza. Questa vignetta è veramente strutturata bene ed è molto molto esplicativa per quanto riguarda tutta una serie di sensazioni che vengono trasmesse al di là dell'aspetto meramente grafico dei due personaggi che compaiono. È proprio la calibratura, la scelta delle geometrie e anche del colore, in questo caso dei toni di grigio e il nero a blocchi, che viene scelto per diciamo intensificare al massimo questa sensazione. Questa qui è molto interessante, anche questa, infatti me la sono studiata in maniera un pochino più approfondita per capire bene come interpretarla, cioè interpretare le scelte che ha fatto l'autore. Però innanzitutto qui dobbiamo assolutamente contestualizzare il momento in cui poi accade questa vignetta. È un momento molto dinamico, un momento molto concitato. Siamo in uno shonen, quindi il dinamismo sia della vicenda e sia anche della narrazione assume un'importanza massima, quindi in questi frangenti si tende a cambiare sia inquadrature molto spesso, ma anche i tagli delle vignette, si cerca di variare il più possibile. Nella vignetta scelta qui il fulcro principale è indubbiamente l'occhio, tant'è che noi lo vediamo prima di leggere il balloon. Ricordiamoci, siamo in un manga, quindi leggiamo da destra verso sinistra, e il focus della vignetta è appunto l'occhio. Ci potremmo interrogare su una questione: se il focus effettivamente è l'occhio, per quale motivo l'autore non ha messo solo ed esclusivamente l'occhio in questa vignetta? La risposta è relativamente semplice. Se noi avessimo avuto solo l'occhio in tutta la vignetta, sarebbe stato dispersivo. Ok, anche perché comunque l'occhio dovevamo connotarlo all'interno comunque del volto, anche se magari in alcuni shoujo delle volte vediamo appunto questi occhioni sbrilluccicosi accampati un pochino per aria, però solitamente invece negli shonen questo non avviene, è sempre molto tutto anatomicamente contestualizzato. Di conseguenza, se l'autore avesse disegnato solo esclusivamente l'occhio, contestualizzato ovviamente nel volto del personaggio che compare nella vignetta, ci saremmo un po' persi, non avremmo focalizzato così tanto l'attenzione su questo particolare dettaglio. Infatti, mettendo comunque sia la mano e sia la spada, anche qui l'autore va comunque a ridurre molto
la dimensione vera e propria dell'inquadratura e di quello che ci interessa. La mano con la spada vanno a comporre una sorta di quinta. Ok, quindi noi in questo modo, oltre ad avere comunque l'occhio contestualizzato in maniera corretta a livello anatomico nel volto del personaggio, percepiamo ancora più focus su questo elemento.